Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un gioco che non vedevo l'ora di portarvi da veramente tanto tanto tempo e non è assolutamente un gioco nuovo, è un gioco molto molto vecchio ma è semplicemente il mio city builder preferito di tutti i tempi, perlomeno per quanto riguarda il mio sentimento, la mia preferenza, i miei ricordi, eccetera. Vi presento, ragazzi, Zeus, il signore dell'Olimpo, o meglio, Zeus, Master of Olympus. Vi faccio subito una premessa. Questo gioco io lo conosco molto bene e quindi mi troverete abbastanza a mio agio all'interno di questo gioco e ho fortemente voluto portarvelo perché voglio vivere insieme a voi una delle avventure di questo gioco e offrirvi qualcosa che probabilmente, soprattutto i più piccoli di voi, non avranno mai avuto la possibilità di avere. Chi invece all'età mia, intorno ai 30 anni o giù di lì, c'è la seria possibilità che se amava i city builder, i gestionali di vario genere, si è incappato verso la fine degli anni 90, i primi del 2000, eccetera, in questo gioco qua, o perlomeno in questa serie di giochi, i vecchi giochi Sierra che erano Caesar 3, Pharaon, Zeus e subito dopo Emperor. Zeus secondo me è il migliore tra questi, per varie ragioni, non ultima il fatto che ci sia affezionato, quindi dovete vedere tutto quello che provo all'interno di questo gioco, tutto quello che io esprimo all'interno di questa serie come un qualcosa di estremamente soggettivo perché mi colpisce molto nell'immaginario e nella nostalgia, ok? Ma nonostante questo ho voluto portarvelo perché secondo me è un gioco che potrebbe veramente piacervi. C'è una cosa da dire, purtroppo l'ho trovato solo in inglese. Per qualche strana ragione, io ce l'avevo in italiano, me lo ricordo molto bene, il disco in italiano ce l'ho ancora, ma non va assolutamente su Windows 10. È passato troppo tempo. C'è una versione moderna, infatti questo Zeus che vedete si trova su GOG.com e credo che si trovi anche da qualche altra parte, però su GOG sicuramente l'ho comprato lì per pochissimi euro e purtroppo c'è solo in inglese. Ma detto questo, conosco molto bene il gioco, perciò ve lo illustro molto bene e molto tranquillamente, ok? Questo titolo qua, un insieme di ironia, eccetera, è difficile da spiegarvi perché all'epoca i gestionali di questo tipo, molto cartunosi, molto ispirati, se vogliamo, molto divertenti, avevano tutto un insieme di divertimento, di ironia, di necessità di gestire in maniera abbastanza profonda, ma non troppo, le cose. Era un periodo in cui tantissime gestionali erano fatte in questa maniera qua, quindi è difficile far capire ai più piccoli tra di voi che non hanno vissuto quest'epoca che cosa intendo, però spero che col passare della serie la cosa sia un pochettino più chiara a tutti. Fidatevi di me, ok? Questo voglio dire, fidatevi di me perché questo gioco merita. Se vi piacciono i gestionali, in generale, questo gioco merita. Un'altra cosa, lo vedo qui dal mio monitor di OBS, dove ho OBS, il mio secondo monitor, probabilmente questo gioco lo vedrete voi in 4 terzi, quindi farò io una ricostruzione con la webcam di lato, una grafica, il logo del gioco, eccetera, mi inventerò qualcosa, ma in sostanza il gioco è in 4 terzi, lo vedete qui, io ce l'ho sul monitor principale strecciato a 1080, ma originariamente, e me lo ricordo bene, che ci giocavo sul vecchio monitor, col mio vecchio Pentium, il primo computer che ho mai avuto, con questo monitorone gigante, eccetera, e il monitor era 4 terzi. Non sono sempre stati 16 noni rettangolari monitor, se qualcuno di voi tra i più piccoli questa cosa non la sa. Comunque sia, ora, io direi di immergerci subito, ragazzi, ok? E fidatevi di me, credo che ne varrà la pena. Ovviamente sono gusti, per carità, sono assolutamente gusti, ma credo che ne varrà la pena. Allora, questa è Zeus e Poseidon, che è l'espansione, ma l'espansione l'ho giocata pochissimo, quindi lasciamola proprio perdere, ok? Giochiamo al Zeus originale. Io già qua ho creato il mio profilo, che è Crystal, procedi, e tra le avventure ce ne sono svariate. Quella che io preferisco in assoluto è questa qua, Athens Through the Ages, Atena attraverso i secoli. Guida Atena dai suoi primi giorni attraverso i tempi di guerra fino all'età d'oro. Questa avventura è, in qualche modo, è abbastanza impegnativa e molto lunga e consiste di 8 episodi. Questo ci dà modo di avere una serie molto completa, abbastanza lunga, di vivere la cosa in maniera graduale sempre di più e
piano piano scoprire le caratteristiche del gioco più importanti, perché è né troppo basilare né troppo avanzata, diciamo così. Non dà tante cose per scontate, ma non ne dà neanche pochissime, ok? Va bene. Ora, ragazzi, direi di cominciare. E ovviamente non ho voluto dirvelo, no? Il tema è quello dell'antica Grecia, ma è molto cartunoso, molto romanzato, non c'è niente di accuratamente storico, ci sono solo alcuni nomi, ok? Di città e di eroi. Vedremo, un po' per volta. Adesso probabilmente ci sarà la narrazione in inglese, poi ve la leggerò, d'accordo? Ve la tradurrò. The land here is desolate and bare, but then so is most land in mountainous Greece. It's as good a place as any to establish a city, and you have your good friend Theseus to help you. He's out and about in Attica, visiting other cities in the region and convincing them that they should place themselves under your wing. Though the city of Athens itself might not have the resources to prosper, perhaps it can grow into a mighty city once it is banded together with its neighbors. There's only one problem with claiming land in Attica. Minos, king of Gnosis and master of the Minotaur, calls this land his own and won't take too kindly to someone trying to build a new city upon it. Allora, il tema è questo. Atene attraverso i secoli, inizi problematici. La terra qui è desolata e povera, ma c'è così tanta terra nella Grecia montuosa. È un buon inizio, come un altro, per stabilire una città. E hai il tuo buon amico Teseo ad aiutarti. È fuori, e nell'Attica, a visitare le altre piccole città nella regione e convincerle che dovrebbero piazzarsi al di sotto della tua ala, per così dire. Attraverso la città di Atene stessa potrebbero non avere... sebbene la città di Atene stessa potrebbe non avere le risorse per prosperare, magari potrebbe crescere in una città magnifica una volta che ha avuto un po' di connessioni con tutti i vicini. C'è solo un piccolo problema nel acquisire terra in Attica. Minosse, re di Nosso, maestro del Minotauro, possessore del Minotauro, dichiara che questa terra è sua e non prenderà molto bene qualcuno che cerca di fondare una nuova città su di essa. Questo è il tema. Andiamo in game. Questo è il gioco, ragazzi. Questo è il gioco e, in buona sostanza, si configura così. È un tipo di city builder molto quadrettoso, ok? Ed è molto importante da capire perché ogni singolo riquadro occupa sempre una posizione fissa. Non ci sono le piccole differenze, eccetera. Ci sono i quadrati e costruiremo più o meno in questa maniera qua. Sempre, sempre. Poi c'è un obiettivo della missione ben preciso, che tra parentesi non mi ricordo più dove diavolo si vede. Sì, l'episodio e l'obiettivo. Allora, Fleece non so che cosa cavolo sia. 12, vabbè, poi lo vedremo. 12 ceste di pesce per la colonia, 500 persone in homestead, o meglio. Questo che cosa vuol dire? Che l'intera città inizia con le case. Le case, a seconda di come costruisci la zona intorno a loro, evolvono, migliorano, accettano più abitanti e pagano più tasse. Quindi ti conviene farle evolvere volta per volta. Non è detto che tu abbia sempre tutto quello che serve per farle evolvere, però piano piano ci si dovrebbe sempre provare in una maniera o nell'altra. E dobbiamo avere 500 abitanti in una casa che sia di livello homestead. Si parla di questo, o meglio, 12 skins of fleece, non so che cosa vuol dire, ma lo scopriremo tra breve, e 12 ceste di pesce. Questo è l'obiettivo di questa missione qua, ok? Ce ne sono 8, andremo avanti, ma la città rimarrà questa, quindi è sempre bene cercare di costruirla al meglio delle nostre possibilità, stando molto attenti. Allora, il gioco è in pausa al momento, e quello che io faccio di solito, e il modo in cui ho imparato nel corso del tempo a costruire le case e i quartieri per far sì che tutto vada per il meglio, e adesso vi dirò come, è più o meno questo. Se ben mi ricordo, sono passati tanti anni, porca miseria. Dovrebbero essere 6 case da un lato, no? Più o meno così, sono 3, 4, 5, 6, vabbè sì, sono lontane dalla strada, ma questo lo sappiamo. Aspetta, 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 e dobbiamo lasciare uno spazio vuoto, vedremo come.
Allora, è molto importante capire quello che sto facendo adesso. Sto facendo una strada intorno alle case in modo che ognuna di queste abbia un accesso stradale, ok? E sto mettendo i blocchi stradali. Questo perché? Adesso lo vedremo. Volta per volta. Adesso ho tolto la pausa. Queste case che io sto costruendo sono in sostanza dei lotti edificabili, ok? Quando arrivano dei lotti edificabili... Aspetta un secondo. La velocità è troppo alta. No, forse facciamo così. Ok, questa è la velocità. Una nuova città, una nuova casa e magari un nuovo lavoro. La fortuna mi arride. Ancora me lo ricordo com'è in italiano. Allora, quando ci sono questi lotti liberi, i cittadini ci andranno a patto che la tua città attragga cittadini. Perché se la tua città invece è messa molto male, i cittadini sono scontenti, se ne andranno. Ok? E quanti tu lotti faccia non è importante, continueranno ad andarsene. Comunque sia. Andiamo qui, come vedete i cittadini vanno qui, ok? Arrivano da fuori e fanno queste case, che all'inizio sono solo delle tende del cavolo, giusto? Bene. Ovviamente dovremo controllare se la popolazione è felice, eccetera, ma lo vedremo volta per volta. Andiamo per gradi, ok? Voglio cercare di farvi capire il gioco passo dopo passo. I cittadini sono arrivati e ne arriveranno ancora altri perché in realtà in queste tende... ci sono quattro occupanti e c'è spazio per altri quattro, ok? Allora, un clerk non è arrivato a prendere le tasse, i residenti sono felici della città, ma i residenti di questa casa praticamente si fanno dei piccoli orticelli per avere il cibo perché non glielo sto dando, ok? Bisogna darglielo il cibo e adesso vedremo come. E infatti qua ti dice quello che serve a questa casa per migliorare, per aumentare di grado. I residenti di questa casa hanno bisogno di cibo da un'agorà prima che la casa possa migliorare, ma io già so per esperienza che la prima cosa che serve è una fontana, e in realtà ne faccio due, e un maintenance office. Allora, Termopili cresce. Va bene, questo è un messaggio che ti dice semplicemente che nella mappa del mondo, che poi vedremo, lasciamola perdere per adesso, ci sono nuove città, altre le città fanno qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, lo vedremo un pochettino più in là. Ora, maintenance office è quello che controlla gli edifici e fa sì che tutto quanto vada per il meglio. Vedete in che modo? Allora, questo è il modo in cui si vede come stanno messe le case. Vedete quando questo della fontana passa qui vicino alle case? Gli dà l'acqua. Questa è una casa che non ha acqua. Ma invece quando arriva quello della fontana... ma ho raggiunto le 100 persone. Benissimo. Quando arriva quello della fontana, invece, vedrete che improvvisamente... ah, hanno fatto il giro dalla parte opposta. Cioè, da una sola parte tutte e due. Comunque, queste case hanno l'acqua, quest'altra no. Non aumentano ancora, non evolvono, perché gli serve il cibo. Come facciamo a procurargli il cibo? È presto detto. Dobbiamo vedere che cibo abbiamo a disposizione, effettivamente. Abbiamo le capre e abbiamo il formaggio. Aspetta, credo. C'è qualcosa che non mi quadra. Aspetta un secondo. Ok, porto... allora... oh! Attenzione. Aspetta un attimo, scusa. Oh, mortale, ok, no. Nosso vuole distruggerci. Come mai vuole distruggerci, Nosso? Così? Già comincia subito? Questa è una cosa che non mi ricordo, invece, ragazzi. Rivale, Nosso, ostile. La vedremo meglio questa mappa, per adesso... rimaniamo così. Dobbiamo dare il cibo alle persone. Come facciamo? In questa maniera. C'è una dairy che è una sorta di caseificio. Ma noi caseifici li possiamo fare soltanto... vedete sulla minimappa c'è questa zona violetta? E qui c'è Meadow. Questa è una terra fertile e in questo ci si possono piazzare gli allevamenti o le coltivazioni. Disgraziatamente non abbiamo niente di tutto questo. Io davo per scontato che il pesce si potesse prendere. E invece no? C'è qualcosa di strano. Fatemi dare un'occhiatina, ragazzi, perché c'è qualcosa che non mi riporta tanto, però vabbè. Allora, Nosso è arrivato per distruggerci. Normalmente questo sarebbe un problema, ma in realtà non lo è se hai i soldi. Li corrompiamo con 450 dracme e se ne vanno. Maratona nasce, gli invasori sono stati corrotti, a posto. Questo è
stato risolto. E avrei voluto spiegarvi meglio le cose, ma di fatto... Allora, un'altra cosa che dobbiamo tenere sempre sotto controllo è la, la disoccupazione, che adesso è del 70%, quindi è altissima. Ora, dobbiamo andare su, in questa zona qui, no? E cominciare a fare qualcosa per dare da mangiare alle persone. Come fare questo? Piazziamo un po' di dairy qui, che andranno... Minotauro nella città, in città. Oh, porca miseria. Questo è male. Questo è male. È arrivato il Minotauro. Ma com'è possibile? Scusa, c'è qualcosa che non mi quadra in tutto questo. Mi pare strano, io il gioco non me lo ricordo così. Beh... Beh, perché se il Minotauro è qua, vabbè. Proviamo a fare le dairy lo stesso, sperando che il Minotauro non ci dia fastidio, anche se dubito, secondo me ci darà fastidio e come. Però, vabbè. Proviamo a farne un paio. E ovviamente servirà il maintenance office, ok? Perché sennò cascano sti edifici. Dobbiamo fare questo e dobbiamo fare le capre. Piazziamo tutte le capre che possiamo. Ok, in realtà sono tantissime qui, perché sono tutte bloccate, poi si spargeranno volta per volta. Da qui escono gli addetti che vanno piano piano a mungerle, a curarle, eccetera, eccetera. Queste poi prenderanno il cibo e lo porteranno da un'altra parte, ok? Perché queste dairy, i caseifici, fanno il formaggio, e il formaggio va bene per nutrire la gente. Ma dobbiamo raggiungere, dobbiamo creare un qualcosa per stoccare il cibo, ok? E quindi serve un granaio, d'accordo? Il granaio generalmente io tendo a farlo più o meno qui. Nosso è diventato ostile, grazie. Il granaio io tendo a farlo più o meno a questa altezza, e non mi devo mai dimenticare di fare questo anche qui. Ogni edificio che fai deve avere comunque nei pressi uno di questi, perché se no... Oh, employees needed? Davvero? Non avevo idea. Va bene, allora. Facciamo un'agora comune. Un'agora è un posto dove fai, dove costruisci i mercanti di cibo, i mercanti di tante altre cose, ok? La facciamo qui. E effettivamente mi sono reso conto che posso fare anche queste case. Ho sbagliato gioco, mi sono confuso con un altro tipo di gioco. Porca miseria. Ma Victory Monument, questo è molto... Va bene, queste sono tutte cose ornamentali, perché l'appeal, cioè se l'area è buona o no, questo è importante per la crescita delle case. Se l'area è troppo brutta, le case non evolveranno. Ora, per non crearmi dei problemi nel futuro, io faccio subito quello che mi serve perché le case stiano bene quasi per sempre, ok? Ed è anche molto carino da vedere. Cioè, fa schifo in confronto alle tende, però in realtà è carina come cosa. Ora, questi caseifici stanno lavorando, disgraziatamente sono molto lontani, quindi dovranno fare un sacco di strada per arrivare fino al granaio. Stavo quasi pensando che forse il granaio è il caso di farlo un po' più in là, onestamente. Sì, tipo qui. Non lo so. Non lo so. Vabbè, facciamolo qua. Ok, i soldi bisogna sempre tenerli da conto, ovviamente. E per adesso siamo in perdita netta, perché non stiamo esportando niente, non stiamo facendo niente. Comunque un po' alla volta è così. Hanno bisogno di cibo, queste qua, giusto? I caseifici ancora non stanno facendo assolutamente niente. Un po' per volta ci metteranno un po', ok? Perché le capre le ho appena fatte, vanno curate per un pochettino. Dopo arriveranno altre. Ma stavo anche pensando che, dato che il Minotauro comunque non arriva a rompermi le palle, quasi quasi te faccio un altro di caseificio, proprio dritto così, senza stare manco troppo a guardare. Ok, e ho fatto anche le capre che servono. Bene, almeno così la produzione di formaggio aumenta. Tanto la disoccupazione com'è? Ah, ok, sì, le persone stanno arrivando perché stanno riempiendo le case nuove che gli ho creato. Ora, il granaio l'ho fatto, quindi arriverà il cibo presto. Ora, devo fare però anche il venditore di
cibo, questo è molto importante. Farò anche il venditore di fleece, che non so cosa diavolo sia. Lo scopriremo. Fleece, ah, lana. Lana, ok. Ma non era wool? Lana? Vabbè, ok. C'è la possibilità di fare la lana? Davvero? Vabbè, adesso non mi serve. Lo faremo poi. Al momento... ok, vedi, Termopili venderà più fleece. Ok, quindi la lana la recupero da loro. Molto bene, molto bene. Queste missioni sono tendenzialmente molto semplici all'inizio, ok? Si complicheranno poi, credetemi, si complicheranno. Però, per adesso, è molto semplice. Come vedete, questi cittadini hanno ancora bisogno di cibo e le case non possono evolvere, ok? Se non ho abbastanza cittadini, non ha senso cominciare a fare le cose per bene, seriamente. E non ha senso fare più case perché poi potrei non avere abbastanza cibo per sfamarli, ok? Bisogna mantenere le cose un po' per volta. Ecco qua, il caseificio comincia a produrre formaggio. Purtroppo devono fare una quantità di strada spropositata, mannaggia la miseria. Avrei potuto fare il quartiere un pochettino più in là, effettivamente. Però, vabbè, amen. Almeno avranno un flusso continuo. Eh già. Si lamenta del fatto che deve fare troppa strada. Vabbè, è normale, è normale. Comunque adesso, vedete, inizia a arrivare il formaggio qui, nel granaio che è lo stoccaggio del cibo, sostanzialmente. Lo vedrete comparire qua, eccolo qui, arriva. E nel momento in cui arriva e il mercante di cibo serve, ecco che parte il mercante di cibo e lo va a prendere. Eccola qua. Bene, e una volta che il cibo è arrivato, ok, lui continua a portarne e va benissimo così. E spero che la quantità di cibo prodotta sia sufficiente, a dir la verità. Ok, supportare 800 persone, siamo in forte surplus. Ok, però io ho imparato a non fidarmi assolutamente di questa indicazione qua. Lo vedo proprio volta per volta. Ok, allora, guardate un po', le case si sono iniziate a evolvere. E qui hanno iniziato a chiedermi cultura. Questo vuol dire che devo andare in quest'altra pagina, che non avevo trattato finora. Abbiamo filosofia e dramma, e c'è anche gymnasium, che è per lo sport. Ma per ora filosofia e dramma è quello che possiamo fare. Iniziamo con la filosofia. Abbiamo qui il podio per i filosofi. Il podio per i filosofi lo si fa più o meno. Io ne faccio sempre due, ma probabilmente esagero. Maratona diventa vassallo. Davvero? Ok, c'è bisogno di lavoratori. Però in realtà, vedete, le case adesso sono evolute e stanno ricominciando ad arrivare i cittadini perché c'è spazio per loro. Le case evolvono, hanno più spazio, i cittadini sono molti di più. Proporzionalmente parecchi di più. Ok? È importante. Hanno 8, poi diventano 16, raddoppiano sempre. È importante perché lo spazio sulla mappa ti servirà. Devi prendere sempre l'abitudine di far evolvere le case più che puoi, compatibilmente con la situazione generale. È un po' un equilibrio precario, ma in una maniera o nell'altra dovresti riuscire a ritrovartici. Adesso, quello che penso di fare io, però, in questo caso qui, è dare un'occhiatina a come siamo. Ok. Stanno continuando a arrivare. C'è spazio ancora per un'ottantina di persone che stanno arrivando. E quindi sì, posso permettermi di fare un'altra roba interessante. Ok. Allora, pausa. Un secondo al gioco. Facciamo questa modifica. Ok. Facciamo questa modifica qua perché io adesso farò un maintenance office e farò quello che serve, che è il collegio di filosofia. Questo produce i filosofi che andranno poi sui podi e acculturerano i cittadini. E ricominciamo. Il cibo qua sta continuando ad arrivare a un certo ritmo e mi sta bene così. Puoi anche vedere quanto cibo ha dato a ognuna di queste case. E da questo ti rendi conto un pochettino com'è la situazione, ma in genere te ne rendi conto dal mercante. Quando è così, e il cibo ce l'ha, e ha 200 che sta distribuendo, per esempio, va benino, benino. Adesso esce fuori, vediamo quanto ne consuma, tantissimo. Allora no, è troppo poco, decisamente.
59, ne distribuisce e già dovrebbe finire a brevissimo. Esatto, ne è andato a riprendere qua dal granaio. Comunque, come vedete, qua la situazione è un po' così. Bene, 500 di... sì. Sapete una cosa? Il granaio è troppo lontano, davvero troppo. Facciamolo un po' più vicino, tipo qui. Così almeno devono fare un pochino meno strada, dovrei risolvere un pochettino la cosa, perché tanto il mercante di cibo fino a qua ci arriva a prendere e fai una caricata anche di 8 alla volta, quindi bene così. Allora, il cibo dovrebbe essere sufficiente. Ecco, si è evoluta di nuovo. Guardate un po', le case si sono evolute di nuovo perché hanno cominciato a girare i filosofi. E da questo momento... e qui hanno bisogno della lana. E per la lana la devo importare. E non è proprio la cosa migliore del mondo. Devo aspettare un attimino. Che sta succedendo? Ho sentito un rumore brutto. Ah, sì, è il minotauro che ha ammazzato una capra. Che una capra si è spinta troppo in là. Vabbè. Ok, amen. Ok, così dovrei aver risolto un pochettino la situazione. Ho il granaio leggermente più vicino. Questi calcoli sono importanti. Cavolo, se sono lontani veramente tanto, comunque. Sì, devono fare veramente un sacco di strada, ma tanta. Vabbè. Poco male, dai. Comunque l'importante è che del cibo arriva. Ne sta prendendo... Puoi riconoscere quanto cibo sta prendendo dal numero di aiutanti. Ne sta prendendo 300. Un'altra invasione? Corrompi. Termopili diventa vassallo? Interessante. Ok, ma scusa un attimo, i vassalli non dovrebbero... Ah, tributo pagato da Termopili. Ok, tributo pagato da Maratona che sono i 400 dracme. Termopili mi ha dato del pesce invece. Aspetta però, allora, il pesce lo devo... Un attimo, scusate ragazzi. Fish stockpile. Questa è una cosa per dire... Che ne so, abbiamo il pesce adesso, no? E questo mercante, essendo il pesce cibo, lo andrebbe a prendere per darle ai cittadini. Ma in realtà io non voglio, perché voglio accumulare 12 ceste per la colonia. E una volta accumulate, le do, metto la spunta ed è fatta. Posso evitare di riaccumularlo. Però, devo assolutamente... Aspetta, homestead... Mi sa che... Ah, porca miseria. Speravo che si evolvesse... Che sta succedendo qua? Hanno bisogno di cibo. Porca miseria. Vabbè, il cibo è troppo poco. Vabbè. Ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo. E comunque mi sa tanto che faccio un'altra dairy. Per sicurezza. Per sicurezza. Tanto se il cibo è troppo, posso anche liberarmene. Sono arrivato a volte giocando ad avere tipo 3-4 granai pieni e lo facevo apposta, cioè li riempivo, ne distruggevo un paio e poi li rifacevo, cioè li distruggevo col cibo dentro pur di liberarmene, pur di stare sicuro però di avere un forte surplus di cibo e non far soffrire la fame la gente, perché se no succedono cose tipo questa. Vedete che si è devoluta? È successo perché non hai il cibo, purtroppo. Questo ti fa capire che il tuo rifornimento di cibo non è stabile. Quindi bisogna andare molto più cauti di così. Puoi controllare tante cose all'interno. Per esempio, industry, distribution. Qua, vedete, manca il cibo, manca anche la lana. Qui, aspetta, qui manca il cibo e questa casa sta per... Sta lì per devolversi. Adesso questo cibo qua se ne andrà in un secondo. Forse di dairy ho deciso di farne un'altra ancora. Per sicurezza. Io tendo a esagerare con il cibo quasi sempre. Però è troppo importante. Quindi... Bene così. Le città che avete sentito prima sono diventate vassalli e mi hanno pagato dei tributi. Perché i vassalli pagano i tributi. Ora, non so perché sono diventati vassalli. Normalmente lo fanno dopo...
essere stati dopo avergli fatto certe leccate di culo a certe città, eccetera, e poi è comunque raro. Evidentemente queste sono cose che erano programmate che succedessero all'interno della missione, ok? Ecco qua il Minotauro, quando senti ste botte vuol dire che ha ucciso una capra. Dannazione. Vabbè, poco male. E come siamo messi qua? Sta arrivando del cibo? Sì, un po' per volta sta arrivando. Vabbè, adesso comunque col tempo, tra poco dovrebbe andare un sacco meglio. Che cosa possiamo fare ancora adesso? Onestamente, come siamo messi con la disoccupazione? 37% in culo. Io farei un'infermeria. Ah, un'altra invasione di nosso. Che palle però questi. Un'infermeria, questa aiuta la salute pubblica. Io la faccio sempre per stare tranquillo, per non avere problemi in realtà, però a questo punto del gioco in realtà non serve, ok? Ecco, si sono devolute le case. Dannazione. C'è bisogno di cibo. C'è bisogno di tanto cibo. Bene. Vabbè. Quanto ce n'è? Adesso 400 di formaggio. Molto bene. Ecco che arriva. Aspetta. Ah, Termopili richiede cibo. Questo succede quando qualche cosa succede in qualche altra città e può darsi che ti chiedano gentilmente del cibo. Per esempio, 7 crates. Vabbè, facciamolo. Porca miseria, il pesce. Vabbè. Tanto il tributo è annuale per il pesce, quindi poco male. Poco male. E la produzione di cibo adesso è per 1300 persone, io ne ho 300, quindi santi Dio. So che non devo dare retta a sto cavolo di numero, è inutile. È veramente inutile sto numero. Perché non vuol dire niente, dipende da troppi fattori. Quanto è distante quello, il tipo di produzione, cioè... Dipende da troppe cose, quindi quel numero significa veramente poco. Ecco un'altra invasione, che palle. Sarebbe il caso poi... Ah, non posso neanche richiederle le tasse, non ce l'ho proprio. Questo qua, deve essere un... Sì, vabbè, è una situazione... Che sta succedendo? Ah, ok, ok. Il cibo è arrivato. Il cibo è arrivato. Bene, quindi sono tornato nella situazione ideale... in cui posso cercare di procurarmi della lana. Ora, come ci si procura della lana? Perché io non la posso produrre. Devi scambiarla con un'altra città. In questo caso, devi fare questo. Usi, vedi quali città vogliono commerciare con te, e normalmente lo fai, che ne so, Apathetic, eccetera, fai, che ne so... Il cerchio... Come diavolo si faceva? Non mi ricordo. No, vabbè. No, aspetta. No, no, no. I commerci sono fissi. I commerci sono fissi. D'accordo. Vedi che cosa le città vogliono. Ok? Può esserci che ci sia qualcuno che vuole del cibo. Compra grano e olive. Questa qua compra... lana e olio d'oliva. Niente di tutto questo, un cavolo di niente. In compenso questa qua però vende lana, quindi Termopili ne abbiamo bisogno. Questo è il trading post. All'interno del trading post io semplicemente dico compra, metti un limite, che nella fattispecie io metto 12 quasi sempre, che è più che sufficiente, e ci darà la lana. L'unico dubbio che ho è come diavolo si fa, perché costa questa roba e io non ho entrate sostanzialmente. Questa non è una buona cosa, però d'accordo, poco male. Vediamo. Shut your mouth. Things are peaceful here. Ok. This city truly is a utopia, and I can't think of a wiser leader. Ok, i cittadini sembrano contenti comunque della città, va bene così. Com'è il cibo qui? Oh, ok, sta cominciando ad arrivare in maniera più spedita. Allora, diamo un'occhiata.
Vabbè, non è tanto, non è tanto ancora. Ah, ok, allora, siccome abbiamo accettato la richiesta di Termopili di inviare del cibo, Termopili ci tiene in più alto riguardo. Aumenta quindi la possibilità che voglia collaborare con noi in una in molte cose diverse che possono essere fatte. E anche aumentiamo la possibilità che ci faccia un regalo, a sua volta. Nosso... Demanda dracme? Vabbè. Guarda, gliele mando solo perché magari si cheta un pochettino e smette di cercare di invadermi. Nosso è qui ed è il nostro nemico. Le altre città, alcune sono nostri vassalli e altre sono, cioè, alleati. Questo è un rivale, no? Anche questo è un rivale. Delo e Nosso sono rivali. Poi c'è Egitto, per esempio, che sono delle rotte verso l'esterno. Vedete qui Egitto? È una rotta che poi probabilmente avremo, se ben mi ricordo. Una rotta di commercio che avremo. Per adesso la nostra città è piccolissima, non stiamo facendo assolutamente niente. Siamo agli albori, ok? Però... Un po' per volta... Oh, ecco qua, questo è il mercante che arriva da Termopili. È quindi il momento di fare il venditore di lana. Perché questo è quello che distribuisce lana agli abitanti. Ok? E una volta che qui ce l'avremo, la lana verrà stoccata. La città non ha abbastanza cibo, ho capito. Ne sta arrivando ancora, comunque. Come siamo messi col cibo qui? 48, 21, 48... Vabbè, è migliorata un bel po' la situazione. Ecco, guarda, il venditore di lana è partito ed è andato a prenderla. Eccolo qui. Niente, il Minotauro continua ad ammazzare. Purtroppo, allora, questo poi è una cosa che vedremo più nel dettaglio, ma queste unità eroiche non gli posso fare assolutamente niente se non chiamando apposta l'eroe preposto per combatterla. E al momento non ce l'ho. Non ce l'ho proprio. Vedi? I mostri attaccano, compaiono in un certo punto della città e se non hai l'eroe adatto non puoi fare niente. Potresti averlo e devi costruire la sala dell'eroe. E per costruire la sala dell'eroe vedremo che sarà un dito in culo spaventoso la maggior parte delle volte. Vedrete, vedrete. Ora, questo qua ha ammazzato delle capre, maledetto. Ok, no, solo una. Ok. Allora, vediamo un po' come... Oh, guardate un po'. Homestead. Ce l'abbiamo, ci siamo evoluti, finalmente. È arrivata la lana e adesso le case accettano altri 12. Altri 12, quindi adesso arriveranno una caterva di cittadini in più. C'è molto più possibilità di lavorare, posso fare molte più cose. Molte più cose. Allora, c'è bisogno di più cultura. Homestead. 408 si qualificano, quindi potrei stare bene anche così, a dire la verità. Ma, se faccio una drama school, qui, per esempio, e faccio poi un teatro, ecco qua, no? Per esempio, che è qui... Oh, Nosso ha più... è più felice adesso. Tributo pagato a Termopile, tributo pagato a Maratone. È passato un anno nel mentre, vedete qui? Questo è dove scorre il tempo, in una maniera o nell'altra. E scorre abbastanza velocemente, l'ultima volta che abbiamo parlato è passato un anno, quindi vedete. Allora, ho costruito il teatro e la scuola di teatro. Ok, perché abbiamo comunque tanta gente che è disponibile al lavoro. Guardate un po'. Guardate un po'. Si è evoluta ancora. Ecco qui che il teatro inizia a popolarsi perché è arrivata gente dalla scuola di teatro che produce gli artisti. Oh, Termopili ti ama. Molto bene, il Minotauro ha appena ucciso un'altra capra, mannaggia lui. E adesso ecco qua che Tenement, no? E questi, per evolvere, hanno bisogno di olio d'oliva. Non ce l'ho nella maniera più assoluta, né voglio comprarlo, perché l'olio d'oliva è costosissimo all'interno di questo gioco. Quindi è una cosa da tenere in considerazione se lo produci,
e se hai la possibilità di venderlo è una fonte di reddito molto importante l'olio. C'è di meglio, ma l'olio è facilmente, cioè si produce abbastanza facilmente. Come vedete adesso le case sono molto migliori, hanno molto più spazio, per l'esattezza al 300, quasi 200 persone praticamente. E il che vuol dire che abbiamo tanta gente che può lavorare e fare tante altre cose diverse. Vedremo volta per volta, ragazzi. Adesso fammi controllare se posso fare qualcosa di diverso, tipo trading post per maratona lo faccio tanto perché ho un sacco di disoccupati e questo usa 24 lavoratori, però in realtà non mi serve a niente, non mi serve a niente commerciare adesso con maratona. Per adesso io devo finire questa missione e abbiamo già... aspetta. Oh, per la miseria. Vabbè, aspetteremo poi. E va bene ragazzi, allora io direi a questo punto che possiamo salutarci qua, ci rivediamo la prossima volta. Vorrei che mi faceste sapere nella sezione commenti che cosa pensate di questo gioco, perché è uno dei titoli che io tengo nel cuore proprio più di tutti, è il mio city builder preferito. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, ok? Ci terrei molto a sapere la vostra opinione e niente, noi ci vediamo alla prossima puntata, d'accordo? Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie, d'accordo? A presto!